Competition versus cooperation nasce tutto da un mio post del 2007. Piccolo inciso, la rete in questa presentazione è semplicemente uno strumento, qualcosa per fare qualcos'altro. Traduciamolo, competition, concorrenza, cooperation, collaborazione. Viene fuori dall'assonanza inglese, odio usare parole inglesi quando si può usare l'italiano, però stavolta ci stava bene. Nasce tutto da questo personaggio. Nel 2007 Marchionne era al top e quindi GM aveva pagato per non comprare Fiat, aveva rivoluzionato l'azienda, si parlava della 500, lo spot con Tornatore. Repubblica fa un'intervista e c'è questo pezzo, un quadro nero con la parola competition in bianco in ufficio, e allora penso, perché competition diventa il modo per intendere un'azienda. La concorrenza è la cosa che ti spinge in una certa direzione. Si diceva, si venderanno 10 auto nel mondo, noi dobbiamo vendere almeno 2,3, altrimenti moriamo. Il problema della concorrenza, il primo è che fai fatica. Devi sempre impegnarti, devi sempre essere sul pezzo, non ti puoi mai fermare. Se sei in concorrenza, sei sempre anche in concorrenza con te stesso. Il secondo è che costa tempo e denaro, e quindi essendo sempre preso dal rutilante timing della concorrenza spendi di qua e di là e a volte non sai neanche perché. Il terzo è che sei sempre secondo, o sei Apple o stai seguendo qualcuno, sei in concorrenza con qualcuno e cerchi di copiare quello che fa. Cerchi di raggiungerlo per superarlo, ma alla fine c'è sempre qualcuno da superare e la concorrenza diventa un guinzaglio, peggio, diventa una regola da seguire, non è più qualcosa che scelgo io, ma è qualcosa che sceglie il mercato per me, e sono preso e devo essere in concorrenza, altrimenti mi fermo, muoio, non sono nessuno. Questo è il desktop che ho tenuto per un paio d'anni, e allora facciamo crollare la competition e al suo posto, per botta di culo, ci stanno le lettere di cooperation. E fare qualcosa insieme. Insieme vengono più idee, insieme si lavora meglio, ci si stimola reciprocamente. Nella vita privata, bene, facciamolo anche sul lavoro. Vendiamo limonata, facciamo qualcosa con i clienti. Cosa vi piace bere? Limonata, bene, faccio limonata. E questo era quello che pensavo nel 2007. Mi sono accorto che ci sono altri tipi di collaborazione possibili. Per esempio, con i fornitori. Adesso arriva. I clienti non sono gli unici che possono... perché questa era più lunga, hai ragione. Per esempio con i fornitori. I fornitori di solito sanno un anno in anticipo dove va il mercato, perché le aziende gli chiedono cose nuove per produrre i propri prodotti. E allora attiviamo una collaborazione con i nostri fornitori. Vediamo dove sta andando il mercato e cosa ci possono consigliare. Con i concorrenti, anche se sono più grossi, cerchiamo il modo di collaborare, di scambiarci informazioni sui nostri clienti. Tanto i clienti sono quelli. E se un cliente non paga, magari loro lo sanno e noi no, e ce lo dicono perché il giorno dopo possono avere bisogno di noi. Facciamo collaborazione con le aziende che magari noi non pensiamo siano nostri concorrenti, ma i consumatori sì. E allora scelgono fra le nostre due aziende e noi non lo sappiamo. Con chi usa le nostre materie prime, ma non è nel nostro settore. Facciamoci contaminare. Esponiamo come loro, cerchiamo di comunicare in maniera diversa, impariamo cose nuove anche da loro. Facciamo un cerchio, fornitori, concorrenti, clienti, e la cosa bella è che facendo un cerchio le persone che ci guardano ne faranno un altro. Mi piacerebbe pensare che sia una cosa che prende spazio, che si allarga. E questo è l'augurio. Sguinzagliatevi dalla concorrenza, dalle regole e divertitevi per trovare sempre cose nuove e stimoli nuovi.